Salve ragazzi e bentornati con New Stasoccer e benvenuti a questa puntata numero 45. Quest'oggi è giornata molto importante perché vedremo le semifinali di Champions contro l'Inter. Non voglio dire che già oggi concluderemo la stagione, però secondo me poco ci manca. Sicuramente le semifinali le vedremo tutte e due. Vedremo anche l'FA Cup perché in semifinale abbiamo beccato lo Sheffield e penso che vedremo anche se riusciremo a vincere il campionato. Quindi oggi puntata veramente importante. Quindi, come al solito, prima di iniziare, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi. E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, direi che possiamo andare subito avanti, se non muoio affogato. Comunque, allora, cioè affogato nel senso, vabbè, avete capito. Comunque, Inter Forest Green, andata delle semifinali di Champions. Quindi iniziamo subito, siamo già mezzi stanchi, quindi sicuramente all'intervallo servirà un drink, dai, che siamo già belli carichi. Arriva subito del vantaggio qui a San Siro addirittura, quindi occhio che in trasferta è sempre più importante segnare. Dai, ok, punizione, perché non mi fanno battere tutte le punizioni? Tu dovresti stare bene, no? Dai, un altro assist sarebbe perfetto, ma non arriva, peccato. Dai, spazza, lo sapevo, ok. Dai, rigore per l'Inter che trova il pareggio. Qui secondo me la passo direttamente senza fare pensieri troppo complicati. Assolutamente il drink, vai, ripresa. Ripresa, sì, stanno scaricando. Ripresa, vai. Ok, buono il tocco. Dai che da vincere. Io qua proverei il tiro nonostante la posizione complicata, ragazzi. Tiro perfetto. 2-1. Siamo in vantaggio di nuovo. Qui chance di testa, palla che rimbalza ma non bene, peccato, era un'opportunità veramente importante. Prendila da sotto, sbagliato, non l'ho presa da sotto, peccato, dai, non bisogna sprecare nulla qui. Ok, bene così, possiamo attaccare, palla che passa, arriva il gol del 3-1, bene così ragazzi, dai, la strada verso la finale si fa sempre più in discesa. Non ci credo qui che ci siamo mangiati. Corri, 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 corri. Sarebbe un assist assurdo, ragazzi. 4-1. Arriva un assist veramente strano, ma fa parte del gioco. Fischio finale. Triplo assist e gol. Livello 49 sbloccato. Tutti felici e contenti. Dall'altra parte il Chelsea ha vinto 2-0 in casa del Real. Quindi occhio che potrebbe essere una finale tutta inglese. Comunque, continuiamo. Allora, sponsor ha bisogno di un po' di compagnia. Ok, andiamo, dai. Poi, partire contro il Manchester City. Ancora le figure misteriose, no? Ok. Partita già iniziata. Subito in vantaggio, dopo 14 minuti senza far nulla. Qui io proverei a passarla all'indietro. Vediamo. Perfetto, assist. 2-0. Questo qui è un piccolo trucco, perché quando stanno alle spalle, di solito viene anche in un certo senso più semplice fare gol a loro. Comunque qui il tocco, peccato, pensavo che arrivasse un altro assist, ma arriva comunque il 3-0, dai ragazzi, che serve qualche altro piccolo passo per vincere anche il campionato. 3-1 del City che la riapre. Attenzione, sta quello solo lui, sta quello solo lui. È perfetta, non puoi sbagliare, ha tirato in bocca al portiere. Ok, possibilità di andare, vai, no, ho sbagliato, ma la palla rimbalza ma non troppo. Possibilità di testa. Ok, non ci credo, ragazzi, non riesco a segnare oggi. Iniziamo benissimo. Vai col dribbling, ok. Possiamo attaccare. Allora, tocca qui. Dai, palla passare, ma ancora che non segna, niente, stiamo facendo quasi tutto bene, però ci manca un po' di precisione. Qui il tocco lungo, buonissimo. Stavolta sì che arriva l'assist. 4-1, 5-1. Direi partita decisamente chiusa. Solamente, tra virgolette, due assist per noi quest'oggi, ma anche il 10 in pagella. Occhio che adesso siamo a più 11. Ci serve un punto perché siamo a 34 giornate, ne mancano 4, quindi 12 punti a disposizione. 70 più 12 fa 82, quindi
ci serve in pratica. Vabbè, una vittoria se vogliamo essere proprio sicuri al 100%, perché poi un pareggio andremo a 82. Comunque possiamo migliorare il contratto, vai, rinnova, trattiamo. 9, direi decisamente più basso. 7, più basso. Più alto, 5. E più basso. Sì, qui molto fortunati, dai, che guadagniamo anche di più. Benissimo, ok, accetta. Benissimo, ok, non ho capito cosa era successo. Comunque, dai, uscita romantica con la ragazza. E ritorno contro l'Inter, vai, subito in campo, siamo in casa, quindi è semplicemente da chiudere la partita. Qui, palla alzata, è buona, arriva subito l'assist del vantaggio, 1-0. Bene così, chance per passare, ok, dai, totale di, sì, totale di 5-1, sì, aggregati 5-1, ok, mi trovo, tiro, palla in rete addirittura, 2-0, non so come abbia fatto a passare sto tiro, comunque va bene lo stesso, ok, qui sarebbe da far correre il tizio e provare ad alzarla, ho sbagliato, benissimo, chance brutalmente sprecata. Vai col dribbling rapido e veloce. Se questo qua venisse avanti mi farebbe un piacere. Ma se io provassi a fare così, no? No, per poco passava, peccato. Era da tanto che non facevo un gol così, e infatti manco ci siamo riusciti. Dai, dai, ragazzi, su. Ok, io il drink me lo prenderei, nel dubbio. È comunque una semifinale di Champions, quindi bisogna dare ovviamente la giusta importanza. Proviamo ad alzarla. Dai, arrivaci amico. Benissimo. 3-0. Ottimo assist. Ok. Ancora possibilità di calciare. Ancora assist. 4-0. Asfaltato. Asfaltata anche l'Inter. Bene. Tocco sotto. Ok. Qui c'è spazio. Tira. Buona, benissimo, 5-0, distrutta l'Inter, ragazzi, clamorosamente, totale di 9-1, devo dire, una semifinale particolarmente liscia e agevole, triplo assist e doppietta. Siamo in finale di Champions contro il Chelsea, che a Stamford Bridge fa 0-0 contro il Real. Grazie al 2-0 dell'andata al Bernabeu si qualifica per la finale, che ci sarà fra non molto, anzi fra abbastanza poco. Adesso però, oltre qui uscire un po' con i compagni, abbiamo la semifinale contro lo Sheffield di FA Cup. Da quell'altra parte c'è solamente il Manchester United, che sembra essere pericoloso. Comunque qui subito gol del vantaggio, 1-0, ottimo assist addirittura da calcio d'angolo. Possibilità di calciare. Io proverei a fare così. Col vento la palla schizza parecchio, infatti arriva il gol, 2-0 per noi. Dai, 10 minuti, ottima partenza. Colpo di testa, palla colpita male, infatti non arriva il gol. E nessun compagno nostro ci può arrivare. Ok, 3-0, bene così, dai. Possibilità di calciare, ottimo così, 4-0, dai. Dai che ci siamo. 4-1. 4-1 all'intervallo, mi sembra comunque un vantaggio particolarmente positivo. Qui ho totalmente sbagliato il colpo di testa. Purtroppo il vento qui ha condizionato il passaggio. Mi sembra abbastanza evidente. Qui devo provare ad angolarla perché c'è il vento forte. Benissimo, tutto calcolato. 5-1. Dai che ci siamo. Siamo in finale anche di FA Cup. Anche quest'anno ci aspettano tante finali. In campionato ci manca veramente poco. No, perché no? Ah, qui il vento me l'ha totalmente spostata. Dispiace per i compagni, ho fatto pochi passaggi buoni oggi. Comunque, dai ragazzi, secondo me possiamo veramente vincere tutto. Ormai siamo agli sgoccioli. Ormai due finali acquisite, FA Cup e Champions League. In campionato ormai abbiamo vinto. Quindi, ragazzi, direi che ci siamo. Triplette assist quest'oggi in finale contro il Manchester United. Tanti bei soldini per noi. E adesso in finale di FA Cup contro il Manchester, che arriverà addirittura dopo la finale di Champions. Pensate. Comunque, dai, partita con l'Everton. Cerchiamo di toglierci tutte queste partite di campionato e poi ci vedremo anche la doppia finale. Però vorrei farla nella prossima puntata. Vediamo. Comunque, qui partita con l'Everton da vincere per, appunto, vincere matematicamente il campionato. Qui tocco sotto, buonissimo, e arriva il gol. Ok, immaginavo, dai, non potevano sbagliare. 1-0, assist.
da parte nostra. 2-0, benissimo, ancora una chance per noi, il tiro perfetto, 0-3, dagli così, bene così, vai, possibilità di dribbling, ok, vai, siamo in aria, palla lunga, ok, il tiro, dai che arriva l'assist, bene, 4-0, dai, ci siamo ragazzi, il campionato è nostro, possiamo festeggiare un altro trofeo. E devo dire che col Forest Green abbiamo vinto praticamente tutto. Cioè io sono stato lì ogni anno. Beh, adesso è inutile fare questo discorso, è troppo presto, però visto che quest'anno avremo anche la finale di Champions, cioè io col Forest Green sono stato ogni anno là là a dire ok, vabbè, appena arriverà quell'anno dove faremo poco bene, cambierò squadra, visto che siamo un giocatore forte, quindi possiamo ambire a palcoscenici importanti. Invece col Forest Green qui si è continuato a vincere, si sta continuando a vincere in un modo impressionante. Qui non so come ho fatto a beccare sta traversa. Comunque, gol e doppio assist 0-4, campionato matematicamente vinto e quindi possiamo festeggiare anche la Premier. Benissimo, adesso ci restano 3 partite di campionato. Ok, facciamoci un attimo queste 3 partitine. Ho consumato le scarpe. Qua, come al solito, non mi esce scritto, però ragazzi, direi che possiamo ambire anche a qualcosa di più importante. Ecco, queste qui mi sembrano così carine. Poi hanno anche quell'effetto strano. Ma spendiamoli, sti 500. Ma che ce ne frega, dai. Compra delle NS Control. Ok, va bene, dai. Partita contro il Chelsea. Campionato già vinto. E comunque prima contro seconda. Però, vabbè. Adesso anche le scarpette nuove. Vediamo un po' come performeranno. Colpo di testa per iniziare. Mi sembra buono, ma non arriva il gol. Peccato. Possibilità di calciare. Era quello che stavo aspettando. Il tiro e arriva il gol. Bene, ottime sorte per le scarpette. 1-0. Pallonetto centrale. Circa. Comunque arriva il gol. Doppietta. 2-0. Bene così. Ok. Possibilità di tocco, non va, ok. Fischio finale per il primo tempo. Dai ragazzi, dai, 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 che sarebbe comunque una vittoria prestigiosa contro il Chelsea. Ok, poi per scaldarci per la finale di Champions, che sarà contro di loro, è una partita molto importante. Il tizio lì è in fuorigioco, quindi devo provare a darla lunga. Proverò a fare una cosa del genere. Non ci credo, ragazzi. Se no, ragazzi, questo è un gol incredibile. Com'è passata sta palla? 3-0. È solamente merito delle scarpette oppure sono stato preciso anche io qui? E occhio ancora qui, ragazzi, queste scarpette sono divine. 4-0, ci riesce tutto. Occhio qui, possiamo provare ancora il tiro. Arriva l'assist stavolta. Ok, tutto calcolato. 5-0. Asfaltato i Chelsea, eh? E se questa qui è la nostra avversaria in finale di Champions, beh, comunque, grande vittoria. Tanti soldini e uscita con la ragazza, che è anche importante. Adesso Norwich e poi finiremo con il Burnley, se non ho visto male. Comunque vai, 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 subito colpo di testa per noi, perfetto, 1-0, subito in vantaggio, dai, dai così, forza, forza, forza. Ok, vai, secondo tempo. Qui c'è tanto spazio, non si può. Ok, non parlo più. Non ci credo come abbia fatto a sbagliare, ma effettivamente è successo. Vai, ok, buon passaggio. Benissimo. 0-3. 0-3, 0-3 e dribbling. Ok, vai. Ok, tu vai un po' più avanti, io te la alzo, nel caso ci arrivi tu, benissimo, 4-0, tutto calcolato. Diciamo tutto calcolato sulla respinta proprio, 0-5, dai, direi che ci siamo. Lo facciamo sto pallonetto? No, altissimo, troppo alto, e qui effettivamente sembra essere un po' colpa del vento. Proviamo ad alzare la palla, qui ho totalmente sbagliato. Chiedo scusa ai miei amichetti. Colpo di testa ancora, arriva il gol 0-6, distrutto decisamente il Norwich. Ancora chance per calciare 0-7. Dai, stiamo segnando tantissimi gol in questo finale di stagione, tripletta anche quest'oggi. Pochi passaggi, meno 3 dalla squadra, però ci può stare.
Ok, ci siamo. E adesso, ok, ultima giornata contro i Burnley, addirittura ultimo in classifica. Quindi direi che come testa coda per concludere il campionato ci può stare perfettamente. Probabilmente loro già retrocessi, quindi qui il tiro 1-0. Bene, dai. Proviamo ad incrementare ovviamente lo score sia del gol che degli assist. Comunque intanto il Burnley ha pareggiato anche 1 pari. Possibilità di calciare. Ok, stavolta non abbiamo sbagliato. 2-1. Era, diciamo, più facile segnare che sbagliare. Ok, possibilità. Ok, bene. Assist 3-1. Ok, ancora chance per alzarla. No, forse un po' troppo, ma arriva comunque il gol. 4-1. Benissimo, non mi lamento, ci mancherebbe. Niente drink, dai, ce lo prendiamo dopo per le finali. Possiamo anche farci questo finale di partita con un cuoricino. Finale di partita e di campionato con un cuoricino. Qui il passaggio sbagliato addirittura. Brutto errore, brutto passaggio. E partita finita. Ok, doppietta, doppio assist. Livello 50 sbloccato. Bene così. Campionato concluso, noi campioni d'Inghilterra, poi United, Liverpool e Chelsea che alla fine finisce quarto in Champions, poi Tottenham, Everton e Palace, penso, nelle coppe europee, in Europa League ovviamente, e retrocedono Fulham, Norwich e appunto il Burnley e le altre ovviamente si salvano. Quindi ci siamo, abbiamo visto anche il campionato e adesso abbiamo la finale di Champions, che però vedremo nella prossima puntata, perché io per oggi posso fermarmi qua. Concludiamo la puntata con 111 assist, 104 gol, già più assist della scorsa stagione, benissimo. E appunto, ragazzi, nella prossima puntata, finale di Champions e finale di FA Cup, quindi direi che sta per finire anche quest'altra stagione, che sarebbe la sesta stagione, che sta per concludersi. Quindi io per l'appunto per oggi posso fermarmi qua. Vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati, per continuare a supportarmi e a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.